E un saluto a tutti voi amici. Allora, oggi voglio presentarvi questo prodotto. In realtà, vedete, sono due elementi, ma in realtà è ovviamente uno solo. Stiamo parlando di questo Grundig VS120 Portable VHS Recorder, ovvero è un videoregistratore portatile VHS, ovviamente, quindi a grandezza standard, monofonico per videocamera. Infatti, vediamo che c'è qui il collegamento per la camera, e qua invece abbiamo il collegamento per il video in, video out, l'audio ingresso, il microfono, eccetera. Questa invece è la parte del sintonizzatore, quindi qui, come vedete, possiamo programmare tutte quante le nostre cose, eccetera, decidere se registrare dal televisore e tutto il resto. In più farebbe da caricabatterie. Dentro questo sportellino abbiamo tutto ciò che servirebbe per sintonizzare i canali analogici. E l'unità principale, che è questa, quindi l'alimentatore e sintonizzatore, si collega tramite un connettore all'unità, diciamo, che è il vero e proprio registratore. Qua ci sarebbe anche il posto per la sua batteria, che però ovviamente non abbiamo. E vorrei anche dire per fortuna, perché altrimenti poteva distruggere il circuito. Andiamo ad accenderlo e vediamo cosa fa come prima cosa. E allora ci siamo dotati di mini monitor, come avete visto. Ho collegato un cavo per l'uscita video classica normale, quindi composita. Intanto, come vedete, alimentato, il nostro videoregistratore si accende, e se vado a premere power si accende anche il display, diciamo, della vera e propria unità di ovviamente di video, diciamo. Proviamo ad aprire il vano cassette. Cosa succede? Inserendo una cassetta all'interno, non l'ho ancora fatto dall'inizio, non l'ho mai fatto, e premendo play. Incredibilmente comincia a girare. Più o meno si vede addirittura qualcosa. Tutto ciò è assolutamente incredibile, veramente incredibile. Proviamo a usare la levettina per il tracking e vediamo che addirittura andrebbe in tracking, cosa assurda quasi, veramente, veramente assurda che questo affare funzioni già così, quasi. Ovviamente si vede palesemente che c'ha le testine da pulire, perché guardate che schifo, però è già molto, ma molto, ma molto positivo. Seppur in maniera molto complicata, smontiamo tutta quanta la parte del videoregistratore per poter accedere alle testine e quindi poter effettuare una pulizia del tamburo testine con l'alcol e tutto quanto come abbiamo sempre fatto. Già che ci sono, però, smonto anche la parte sotto per poterla lubrificare un po' bene in modo da far scorrere bene i perni guidanastro. Quindi lo provo. Inseriamo la nostra cassetta. Cassetta che viene inserita tranquillamente, diamo play. Ed ecco che, come vediamo, si vede perfettamente, l'immagine non salta più, per cui la testina, diciamo, che è stata pulita correttamente. Addirittura possiamo sentire l'audio, che adesso comunque lo abbasso. Vediamo la pausa per giudicare come sono messe le testine. Beh, considera con due testine, qui possiamo anche avanzare fotogramma per fotogramma. Non è proprio un avanzamento perfetto come piace a noi, però diciamo che ci accontentiamo. Ma andiamo in stop. Avanti il nastro, che come vedete funziona perfettamente. Ridiamo stop. I freni sono perfetti, vedete si è inchiodato all'istante. Mandiamo indietro il nastro. Come sentite, i motori sono direct drive, perché fanno casino, fanno veramente casino. Diamo in play e mostriamo il caricamento del nastro. E come vediamo, la visione è assolutamente perfetta. Quindi direi che questo oggetto lo possiamo dare come funzionante, seppur ha bisogno ancora di test. La riparazione in pratica non c'è stata, perché l'oggetto già funzionava. Vi faccio vedere l'espulsione della cassetta, che anche questa è a molla e funziona perfettamente. E quindi che dire ragazzi, vi saluto e ci vediamo al video presentazione di questo oggetto una volta che ho finito di pulirlo e di renderlo presentabile, magari vedendo anche come registra.